Bentornati a tutti, cari spettatori. Io sono Gigi e questo è The Town of Light. Allora, partiamo esattamente da dove siamo rimasti, ma prima vi ricordo, ragazzi, iscrivetevi. Allora, iscrivetevi, attivate la campanella e commentate, fatemi sentire nei commenti, così io so cosa ne pensate di questi giochi che porto e via dicendo. Allora, abbiamo appena portato Charlotte al caldo, finalmente, esattamente dove, come abbiamo lasciato l'ultima volta. Ora dobbiamo andare nel reparto di osservazione che è al piano terra. Abbiamo già attivato la corrente, comunque. Adesso è un po' di nuovo tutto spento perché la luce qui è chiuso. Non c'è dappertutto. Anche se qui c'è. Vediamo un attimo se troviamo l'interruttore. Mi piacerebbe lasciare tutto acceso a me, invece no, non si riesce. Non si vede niente. Ah, già che abbiamo anche la torcia. Ok, allora siamo arrivati alla conclusione che non siamo del tutto sani. Perché vedendo come si è comportato con il bambolotto. O ha avuto una ricaduta improvvisa, oppure boh. Adesso allora, sappiamo che è anche complicatissimo leggere perché sono tutti distrutti i documenti, sono cioè, parzialmente illeggibili o per me quasi del tutto. Quindi niente, torniamo giù, che si trova. Sta ruotava? È stata un'impressione mia, boh. Allora, di lì si va sotto. Qua ci sono luci intanto, no? Sì, vediamo un attimo. No? Non funziona niente? Ah, forse abbiamo acceso lì. Vabbè, fa lo stesso. Comunque, procediamo. Vi ricordo che questo gioco è completamente italiano, ambientato in Italia. Quindi. Semi agitate. Chiuso. Letto, non ci dice niente adesso. Prima, quando avevamo provato nell'ultima nella la volta scorsa, ci dava. Dove cavolo è il passaggio? Eccolo qua. Ci dava la. Chiudi, va. Sentite i versi? C'è suono? Succede qualcosa? Comunque parlava di Charlotte, non andava bene il letto. Comunque ha delle belle pretese. Allora, dobbiamo trovare. Sarebbe carino se le luci. Perché quando ho riavviato il gioco era tutto spento. Niente, ah sì. Adesso sì che si vede meglio. Ah, in alcune stanze è vero, non c'è la luce. Adesso poi andiamo. Osservazione. Ok, questa è la nostra destinazione. Quindi fatemi solo controllare un attimo. Tutto il controllare. No, vabbè, andiamo, dai, andiamo a vedere cosa succede. Ok. Perché ha fatto così? Non funziona neanche la pila. Va bene. Ok, fantasmi? Deliri? No, posso andare solo avanti. Non ho la torcia. Beh, ci sta indicando la via. Sono gentili. È bello lungo, sto corridoio. Però se accendi la luce sarebbe meglio. No? Procedo? Procedo. Ok, qui sta succedendo qualcosa di strano. Perché poi sempre verso il basso? Procediamo. Secondo me siamo noi che siamo. Abbiamo una crisi. O abbiamo d'improvviso le capacità di Spider-Man. Siamo appiccicati al muro, al soffitto. Ok, si muove peggio del solito. Ah, ecco perché. Però il pavimento si sposta, eh.
Già che non si può correre. Letti. Brande senza materassi. La luce ci sta accecando, ok. Non vedo dove vado tra un po'. Dai, vogliono farlo venire anche a me le malattie Un mentali. giorno ho spento la luce, ma il buio non è arrivato. Era un'immensità senza limiti, una luce accecante, senza misericordia. Avevo 16 anni ed avevo paura, sempre paura. Una paura che mi logorava. Avevo bisogno di Guarda aiuto, roba. ma non riuscivo a parlare. Mi terrorizzava tutto, anche pensare. Poverina. Dissero che mi portavano in un posto dove la paura andava via, dove sarei stata meglio. Sì. Lì dentro ho smesso di vivere. Mi trascinarono via e mi strapparono ogni cosa di dosso. Ogni cosa. Cercai di spiegare quello che mi succedeva. Mi legarono al letto, per giorni, abbandonata ai miei incubi. Non era più paura la mia, era pazzia. E quando sei pazzo, non esisti più. Che incubo. Posso provare ad alzarmi, no? Lei, solo lei in quell'inferno. Stavo precipitando tra i dannati, ma lei e il suo sorriso mi tennero in vita. Ok, per fare passare ho dovuto interagire comunque. No, ti sei messa sul letto sporco? Ok, ci alziamo. Nuovo capitolo. 3. Sta rivivendo dei momenti tremendi. Ah, fuori buio adesso. È passato un po', eh? Ma non si possono più aprire. Vabbè, usciamo. Vediamo che La porta succede. è chiusa a chiave dall'esterno. Qui le porte si chiudono e si aprono solo da fuori. E allora? Perlomeno c'è la luce in questa stanza. E non abbiamo l'interruttore però. Ok, quindi proviamo. Chi è stato? Pensavo fosse disabitato questo posto. Sembrava andare di là. Chiusa. Andiamo prima dall'altra parte, noi. Chiusa. Chiusa. Da qui non si esce. Va Solo i bene. morti potevano uscire. E che allegria! Poverini, mamma mia. Infermieri. Ah, già che la mappa però non se la porta dietro. Ah, eccola qua. Bastato chiedere. Com'era già? Allora, noi siamo al, già che funziona tutto al contrario. Qua. 13 infermieri. Vediamo un attimo. Dov'è? Sala infermieri, sì. 10, la direzione dove stiamo andando. Refettorio. Però abbiamo anche 11. Dove sei?
servizi igienici. Mamma mia, queste scritte piccole. Ok, di là i servizi igienici. Sta torcia non fa luce, è tanto lontano, eh? Andiamo prima nel refettorio, così controlliamo tutte le porte. Oh, questa bambola si muove da sola? E sta sempre sotto una luce. Deve stare al caldo. Ok, ragazzi, vabbè, dai, sdrammatizziamo sempre un po' perché comunque è pesantissimo come argomento. Vediamo. Proprio sono suoi ricordi. Vediamo se non abbiamo le gambe, no? Dovremmo avere uno specchio, qualcosa. Prova a parlare. No. Prova a muoverlo. Non posso interagire con nessuno. Guarda che incubo. Vediamo se troviamo quella col sorriso che ci dà un po' di serenità. Ah, una bambina. Aspetta un po'. Mi sa che comincio a capire come è andata a finire con sta Charlotte. Mi sa che non era solo una bambola. Fammi vedere. Ah, sì, invece sì. Senti che sento le vibrazioni dei passi di lui sul pad. Non posso interagire. Andiamo. Ci muoviamo come lumache, però vabbè. È un incubo, ma siamo pieni di medicinali o... Allora i bagni, ok. La vasca, andiamo a vedere, almeno è luminosa sta zona, poi proviamo ad andare anche verso il buio. Ah no, la cosa finisce qua. Lui rideva, ansimava, mi sbavava addosso. Schifo. Mi toccava facendomi male. Pensavo che mi sarei spezzata improvvisamente con un grande rumore, sbriciolata. Mi sentivo fragile, malata, sbagliata, sporca. Potevo stringere Charlotte mentre lui... René obbediva. Lui era il capo della luce. Il male che avevo fatto mi divorava. Vomitavo e potevo sentire l'inferno sempre più vicino. Dio mio, quelle visite. Dicevano che c'era qualcosa dentro di me, che l'avrebbero tirata fuori. Dio mio. Mamma mia, subiva violenze. Eh sì, che così funzionano le cure. Vedere un attimo. Com'è? Dove sono? No. Probabilmente è rimasta gravida. Ah, ok, è di nuovo giorno. Viva la luce! Allora, aspetta, qui posso interagire? Lasciamo acceso. Questa no. Che incubo. Pensa a te che ti mandano per curarti e invece... meno male che l'hanno chiusi. Tutto aperto. A parte che non ci sono i vetri. Andiamo in fondo da questo lato però. Orinatoi. Immondizia. Sì. Che schifio.
È ben tenuto questo posto comunque, dai. Mamma mia, però, tocca delle corde veramente impressionante. Per fortuna ci sono anche questi giochi. Ah, si apre? Bene, apri bene intanto. Qui si può uscire fuori. Ma prima di uscire fuori, fammi vedere dove siamo. Al refettorio che si continuano a chiudere le porte. Fammelo vedere un attimo illuminato sul refettorio. Ok. Poverina. Cosa ha dovuto patire? Ecco perché comunque non è questa, non è guarita. Anzi, chissà poi qual era il vero motivo per cui è stata mandata qua. Spesso, sai, bastava essere anche solo omosessuali per essere considerati malati di mente. Poi durante il fascismo, per carità. Qua non c'è niente, visitiamo un po' tutto adesso. Però abbiamo anche la parte esterna adesso, visto, eh? Là non ci si arriva. Va bene. Altra porta. Non si vede niente questa torcia. Portati una torcia più decente. A parte che tanti documenti. Ah, questo non si apre. Questo sì, però non c'è niente. Un foglio. Vediamo se si riesce a leggere. Allora, 24 giugno 1926. Questa è la più vecchia che abbiamo trovato per ora, forse. Egregio signor direttore, la presente per raccomandare alla mia alla sua pergiosa, vabbè, preziosa attenzione, facciamo così. La signora Trone, boh, qua è una lettera K. Cavolo, già mi avvicino e non riesco comunque a capire. Allora, ricorrata presso il suo istituto il 12 aprile scorso. Certo della sua speciale alterazione per la sfortunata donna. Nostra cara amica, ok. Sfortunata donna, nostra cara amica. La prego di provvedere da ogni suo bisogno, ad ogni suo bisogno. La famiglia provvederà ad ogni spesa. Per ogni cosa voglia rivolgersi a Mono. Mono Attilio, vabbè, ok, personalmente. La vera è. Ok, va a cagare, voi avete scritte così. È bello che fa realistico, ma è un casino da riuscire a capire. Poi non. La saluto, cordiale salute, cardinale, qualcosa, vabbè. Ok. È sangue o ruggine? Vabbè, procediamo con l'ispezione. Da lì c'è l'uscita. Teniamo conto. Ah, ok, l'infermiere. Vediamo un po' se è un po' diversa questa stanza. Qui ci sono delle foto. Guardiamoci un po' intorno. Oh, accendi. Accendi anche l'altra. Ok. Allora ispezioniamo tutto. Questa è chiusa a chiave ora. Niente. 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 Ah, è chiusa a chiave. Chissà se le troveremo queste chiavi. Niente. Va bene, adesso poi guardiamo anche le foto.
Che postaccio, eh. Poi appunto, pure per le donne ancora peggio. La sfortunata storia delle donne proprio potremmo fare nei libri di storia, perché comunque hanno pagato sempre loro di più, poverine. Allora, aggiornamento. Ah, ok, triangolo, io mi ero dimenticato completamente il tasto. Allora, vissuto, cosa abbiamo? Charlotte. Ah no, vabbè, quello che succede. Diario. Com'è già? No, no, vediamo. Lui si sentì accusato, Ok. ferito. Lo cacciavo, lo insultavo. Era orgoglioso, era bello. Disse in giro cose che non avrebbe dovuto dire. Mia madre mi vide tornare ubriaca, mi picchiò e mi mandò a parlare con Don Gino tutti i giorni. Lui tornava, cercava di parlarmi. Penso che mi volesse bene. A volte lo cacciavo via. Mi mettevo ad urlare, ma altre volte lo abbracciavo, lo stringevo e lo amavo. Mamma mia, prossima pagina. Non poteva legarsi a me. Avevo 16 anni ed ero malata. Non avevo un futuro. Non mi alzavo dal letto per settimane. Poi facevo cose di cui mi vergogno. Andavo con degli uomini. La colpa mi lacerava l'anima e la luce tornava a tormentarmi. Inventavo delle storie per giustificarmi. Non potevo sopportare il peso di me stessa. No, sbaglio tasto, vediamo un po'. La mamma venne a sapere. La sua voce mi spaccava la testa. La spinsi perché avevo paura di morire e gridai al mondo quello che mi succedeva e che non capivo. Arrivarono i gendarmi e mi portarono via. Ricordo che la gente scuoteva la testa. Sarebbero stati bene senza di me, ripuliti dalla vergogna, con qualcosa da raccontare per qualche tempo. È incredibile, eh? Cioè, incredibile però realistico. Ok, memorie, cosa abbiamo? Ah, questi sono gli spezzoni che vediamo in giro. Va bene, le fasi importanti comunque ce le legge, perché hanno capito, ma l'abbiamo scritto così, però no, non si riesce a leggere sempre. Allora, prossima stanza. Ah, ci va un po', cioè mi metto lì, devo avvicinare e mettere la faccia sullo schermo, allora magari riesco a vedere. Qui non c'è nient'altro. No, un bel cuscino pulito. Qui c'è ancora qualche vetro. Ok. Procediamo. Lo sgabuzzino? Sì. Più triste, cioè di horror per ora c'è, cioè, la musica ogni tanto tende a... Ma ce l'abbiamo gli interruttori della luce? No, eh. È molto... è tristissima come storia. Realistica e triste. Qui è la stanza da dove siamo usciti noi. Credo, non lo so. No, abbiamo Lei cambiato. era con René durante quelle visite cattive. Le dava la forza di Sì. Ma sopportare. chi? Vabbè, le visite cattive credo che siano quelle violenze. È chiusa. Proviamo di qua.
perché tornare in un posto del genere? Per chiarirsi? Metti nel dimenticatoio sto momento della tua vita, che poi sarà durato anni, tra l'altro. Ok, qui siamo all'inizio. Allora andiamo a vedere l'uscita. Però qua ha parlato, quindi magari succede qualcosa. Voglio vedere solo dove porta il giardino, vedere se dice qualcosa anche lì. Allora, infermieri, e vabbè, la via si riconosce. Ah, ecco, ci sono. È la musica che mette ansia. Può passare, credo di sì, eh. Guardiamoci un attimo intorno. Perché ha fatto sto rumore? Non c'è niente. Ah sì, posso passare. Per andare dove però? Ah, è un vicolo cieco. Niente, vabbè, siamo tornati per niente. Ok, allora torniamo indietro. Vediamo che succede. Forse adesso bisogna andare a quelle agitate, perché se parlava di queste situazioni. Ok, siamo fuori. Ah, vediamo se qua si apre adesso. No, è sempre chiuso. Hanno lasciato la porta principale aperta, ma questa è chiusa. Ok. Non è cambiato niente, no? Non sono tutte zone che abbiamo già visitato. Sì. Forse di qua. No, qua è da dove siamo entrati. Solo che mi ha chiuso tutte le porte adesso che. Ah, vedi, illumina davvero quando apriamo le finestre. Questa è carina come cosa. È normale, però non per forza funziona. Cos'è? Forse l'altra volta non se lo lasciava, interagire non ci ho fatto caso. Non gira del tutto, vabbè, niente. Qui non ci avviciniamo. La luce è spenta, sempre riaccendiamola. Ok. Vedi che c'è qualche rumore, ma non riesco a capire, devo andare sopra. A uscire. E non funziona. Era già accesa? Non si capiva. Ah, questo l'avevamo già letto. Dove cavolo c'è? Non so se devo uscire o salire. Proviamo a salire. Qua è di nuovo tutto buio. L'ascensore sopra, saliamo. Allora, le agitate erano, boh, di qua. Ok, chiuso, niente. Proviamo dall'altro lato, ma. Allora, qui abbiamo lasciato il bambolotto. Ah, andiamo a vedere, va. Sembra parecchio importante. La adescavano anche con la bambola, da quanto ho capito. Ho detto, segui la bambola. Mamma mia.
Ecco qua. No, non dice niente. Va bene, aspetta, qua no, mi era solo sembrato di vedere qualcosa. Tutto chiuso. A questo punto sotto, un secondo. E scendiamo sotto. Questa ruota ogni tanto gira, vedete? Andiamo in ginecologia al primo piano. Ah, già che ogni tanto ti dai i suggerimenti. Adesso perché cercavo di aprire la. Vabbè, è vero, ha parlato del fatto che avesse qualcosa dentro. Io avevo supposto che fosse rimasta gravida. Allora, dov'è la ginecologia? Ah, no. Proviamoci. Ma non credo. Tranquille, chiuso. Beh, intanto guardiamo i cartelli. Eccolo qua. Allora, dove sei? Sala, veramente. Scala, accettazione. Ah, ma al primo piano? Andiamo, ok, non lo ripete, ma ce lo farò leggere. Dove sei? Ginecologia 4. Facciamo così. Faccio prima. Ok, qua vicino. Questa. Esatto. Vai, adesso parte con gli incubi di nuovo, eh. Qua. Avranno fatto abortire? Per quello si è poi legata così al com'è che si gira? Così. Al bambolotto. Troviamo niente. No, ok. Telefono non funziona, figurati. 21 agosto 1938. Vedi che ce lo legge questo. Confidenziale. Caro A, so come la pensi al riguardo di queste cose e quindi ti segnalo la paziente Renetti. La sciagurata ragazza è sfuggita all'attenzione e nel parco ha combinato un guaio. È quasi di 3 mesi. Le infermiere dovrebbero fare più attenzione. Vedrò la ragazza il 28 per una visita. Ci penso io, stai tranquillo. Non aggiungiamo dolore su dolore. Poi dicevano che René era pazza e che il male era tutto nella sua testa. Stai attenta, ragazzina. Stai attenta. Io avevo paura e non parlavo con nessuno del male, solo con lei. Neppure con l'altro dottore. Lui non toccava mai René, scriveva soltanto. Puoi dirmi tutto. Non avere paura. Diceva, andrà tutto bene. Vuoi sapere che cosa scrivo? Scrivo quello che vedo di te, tutto quello che vedo. Non odiava René, cercava di aiutarla, ma la visitava raramente in quei piccoli ambulatori. Nuovo capitolo. Sono abbastanza veloci questi capitoli. Adesso continuiamo ancora un po', tanto ho ancora un po' di tempo, però tanto fatemi guardare una cosa. Sì, va benissimo come tempo, però fammi vedere cosa ha aggiunto. Nuovo, ah, solo il vissuto, ok. Niente, andiamo. Il dottore che scriveva era nell'ambulatorio C. Torniamo qui e cerchiamo l'ambulatorio C. Ambulatori.
Ah, prendere in mano, facciamo prima. C'è ambulatorio vicino, vero? No, ambulatori, quindi 7. Ah, di là. Questo è l'ambulatorio. Semi agitate. Però è chiuso. Come ci si può arrivare? Forse c'è una scala? Sì, non lo so. Vediamo se si passa da sotto. Ma da sopra non si può, non si sale. Non c'è un altro piano, io continuo a cercare un altro piano. Vediamo se si può salire. Allora, di qua cos'era? Tranquille, però è chiuso. Non c'è modo di passare. No. Comunque è quella direzione. Vediamo un attimo solo anche questa mappa per essere sicuri. Allora, accettazione 7, cos'era? Reparto tranquille 13, no 12, cos'è? Servizi igienici, niente, no, sono solo bagni. Come si potrà salire sopra? Ah, posso capire se... Aspetta, prima di uscire vado a ispezionare. Mamma mia, come mi perdo velocemente. Questa zona sopra per essere sicuro. Ok, allora ambulatori C, abbiamo detto che sono il 7 ambulatori, archivio pazienti, radiologia, ginecologia, sala di operazione, ambulatori, anche ambulatori 2. Dietro noi. Questo. A. B. Ok. Intanto qua forse non siamo entrati. Fammi capire. Difatti. Cos'è? Adesso lo guardiamo. Medicinale, olio medicinale. Chiuso. Giugno 1935. Dopo tanto teorizzare e cliniche per privilegiati, è finalmente giunto il momento di agire. Volterra è il posto giusto. Un ospedale all'avanguardia. Il posto perfetto per un medico che vuole contribuire al cambiamento. 20 novembre. Varcare la soglia del manicomio è stato come entrare in un'altra dimensione. Un mondo di odori, rumori e immagini che non si riescono facilmente ad immaginare, raccontare o spiegare. Qui lo scrivono Agosto bene di fianco, 36. per aiutare, La vedi che è situazione è simile a quella di fondamentale. tanti altri istituti. Il reparto è sovraffollato. Centinaia di malate sono sorvegliate da una manciata di infermiere che si trovano costrette a legare ai letti e ai radiatori quelle più agitate. Fanno turni di 24 ore. Non è possibile lavorare così. Noi medici riusciamo a vedere le pazienti di rado. Sono le infermiere che ci dicono cosa succede alle donne. Vai con l'altra pagina. 1937. Il puzzo acuto nei reparti.
Il rumore continuo di grida e voci a cui di umano non rimane quasi nulla. Corpi nudi, sporchi, privati di ogni dignità. Il manicomio ti scava dentro, ti logora. Penso spesso di andare via. Mi sento inutile, impotente. Una sorta di carceriere pietoso. Una pietà che non giova a nessuno e serve solo a lavare la mia coscienza. 15 marzo 1938. I drammi scorrono davanti a me tutti i giorni e io cerco di tenerli a distanza e faccio quel poco che posso. Qualche giorno fa, però, è arrivata una ragazza. Dal suo sguardo non mi è stato possibile fuggire. Chiedeva solo, con la dignità del silenzio, di non essere strappata via dal suo mondo. E io? Potrei essere suo padre. Il padre che non ha mai avuto, che non l'ha voluta, che l'ha rifiutata senza neppure conoscerla. Anche io le ho rifiutato quello che chiedeva. Non ho potuto fare altro che mettere una firma e spedirla all'inferno. Pericolosa per sé e per gli altri e di pubblico scandalo. Così era scritto sul foglio della questura. Difficile opporsi. Quanta violenza ancora dovrà subire questa ragazzina. Il suo sguardo è così profondo, così lontano dalla spensieratezza che dovrebbe renderla felice in questi anni. Ho pianto nel mio letto, nella mia solitudine, ripensando a quegli occhi tristi e spaventati che mi guardavano. Mamma mia, ragazzi, di un mattone, eh? Cioè, una mattonata nello stomaco. Che incubo. Vedi che se la passavano anche i dottori, non è che erano tutti schifidi, però c'erano anche gli schifidi, chiaramente. Qui non c'è niente. E adesso si va nella zona C. Ah no, aspetta, però abbiamo da vedere ancora una cosa. Allora, nuovo l'evento, ok, le visite. Diario, cosa abbiamo mancato? No, neanche. Ok. Cos'è questo? Mi chiamo René. No, ok. Vediamo questa. Tutto iniziò con quella maledetta luce. Accadde la prima volta quando ero ancora bambina. Avevo 6 o 7 anni. Camminavo di fronte alla scuola quando, improvvisamente, i suoni cominciarono a confondersi in un rimbombare indistinto. La luce aumentava a dismisura e tutto perdeva il suo significato. Non riconoscevo più nulla. Gli oggetti, le persone, le parole, neanche me stessa. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. C'è un clacson anche. Questo? Sentivo la paura come una sensazione fisica. Mi impediva di muovermi, di ingerire, di respirare. Dopo un tempo che non saprei definire, tutto tornò al suo posto, ma alla precedente paura ne subentrò una nuova, diversa, ma terribile. Quella che la luce tornasse. E tornava. Cavolo, però, fa riflettere. No, questo l'abbiamo visto. Ok. E vai con ambulatorio C. Luce accesa, benissimo. Ok. Questo suono. Cos'è questa? Estratto fluido di grindelia. Che cavolo è? Hanno lasciato tutto proprio, eh? Cervello. Libri di anatomia antiquati. Ospedale psichiatrico. 12 marzo 1938, René T, anni 16, Pontedera, mestruata a 12 anni casalinga, padre ignoto, madre sarta.
Entrata in osservazione ieri mattina, proveniente da Pontedera, accompagnata da un agente di questura con ordinanza del signor giudice istruttore del Tribunale di Pisa per essere sottoposta a perizia psichiatrica da me eseguita. Certificato medico. Malattia mentale preceduta da prodromi. Da un anno soffre di sindrome depressiva con idea di essere tubercolotica. Stenti alimentari. Non possiamo leggere questo documento. È vietato, non si può. Se ci trovano saranno guai. Non c'è nessuno. Parla di me, parla di te, dobbiamo leggerlo comunque. Sì, effettivamente. Non avere paura, non ti succederà nulla, è giusto non leggerlo. La prima. Ti sei chiesto chi sei tu? Sì, te lo sei chiesto sicuramente. Un parente, forse tuo figlio, non lo so. Non importa, io sono qui per te. No, non ho idea di cosa... Non lo so, scrivo. Da quando mi sono persa nella luce, neanche io so più chi sono. Leggiamo e cerchiamo di capire. Vai avanti. Ha paura, sente dei rumori, sente gli spiriti. Manifestazioni gravi di psicosi ansiosa, allucinata. Si presenta ansiosa, smarrita, espressione sofferente, sguardo interrogativo come spaventato. Orientamento incerto. Si sente confusa, ode delle grida nella testa, non capisce bene. Da 2 o 3 mesi non si sentiva bene. Interrogata risponde: mia madre mi vuol male. Mi fa sempre paura. Mi perseguita. Perché è qui? Avevo bisticciato con mia madre. E io per l'impressione, per lo spavento, mi sono sentita girare la testa. C'era una donna che mi voleva ridurre alla vita di prostituzione. Volevano condurmi a rogo. I bambini bisbigliavano, mi chiamavano per nome. 16 marzo. Stanotte non ha dormito. Volevano condurla a rogo. 4 aprile. Trasferita nel reparto tranquille, sempre sotto la mia cura. Sì, è vero. Il reparto dove c'era Amara. Il rogo, sì. I bambini volevano bruciare René. Doveva pagare per quello che aveva fatto. Come le streghe. Al rogo. Era questo che ti spaventava? Solo allucinazioni? Che cosa avevi fatto per meritare di essere punita? Proviamo con l'ultima. No, è successo qualcosa. 21 aprile. Stamane è più sveglia. Risponde alle domande. Si lagna di cefalea. Dimostra di commuoversi nell'apprendere che c'è stata la madre. Racconta che un giorno, anni prima, trovandosi insieme ad una sua amica, trovò un tale che le fece salire in automobile e le condusse in gita. Colà le fecero fumare delle sigarette. Le diedero da bere dei liquori e quel tale le fece vedere delle cose e tentò di farle del male. E la fece venir pazza. Dice che le promise di sposarla e le fece promettere di essere segreta. Questi fatti vengono all'ingrosso confermati dalla madre. In seguito divenne prepotente, aggressiva, insofferente, ostile ai familiari, specie alla madre. Si iniziò a svestire in pubblico, passando con facilità dal riso al pianto. Dice stravaganze, onanismo. Non ricordo queste cose. Eppure il senso di colpa, il rogo. Io so che meritavo di pagare per queste colpe. Lo sapevo anche allora. È inquietante. Mamma mia, che brutta vita, poverina. Però sarebbe stato carino se le leggevano tutte le cose, così uno non doveva sforzarsi, visto che è tutto sbiadito. Allora, cerchiamo il resto del diario clinico per capire. Tutto si chiarirà. Lo meritavi perché cercavi di nascondere a te stessa. No, cerchiamo di capire. Ok, non ha messo la X. All'esame qui. Non so cosa vuol dire. Volentieri. Ma... Non vuole lasciarsi scoprire, si mantiene rigida. Attenzione volontaria quasi assente. Allucinazioni probabili. 25 aprile. Confusione ideativa. Impossibilità a sostenere un discorso spontaneo. Riflessi normali tutti. Pupille reagenti. Troviamo Amara e troveremo tutto il diario clinico.
Vai avanti. Ok, trofeo. I primi indizi. Beh, allora siamo all'inizio, siamo tranquilli. Questo? Ah, le punture siringhe di vetro vecchie. Ok. Altra siringa di vetro. Martelletto. Aspetta, c'è qualcosa per terra? No. Posso toccare niente? Il cassetto forse. No, non mi fa interagire con le lettere. Niente. Troviamo Amara. Ecco, vedi, sarebbe carino ti leggesse tutto, così uno non diventa scemo a leggere il corsivo sbiadito. Vabbè, Università di Studio, questo era il dottore. Il nome del Vittorio Emanuele III. Re d'Italia, ok. Cerchiamo una data almeno. 1925. Vabbè, è nato a... Chissà se esistono... No, non credo, le persone mare l'hanno inventate. Troviamo Amara. Si trovava... Lei ha parlato di quelli tranquilli. Andiamo a vedere. Ce l'ha detto chiaramente. Le tranquille erano... dove c'è la luce. La luce è sotto. Ok. Il parco, sul retro, e poi giù verso le cucine. Sicura? No, è chiuso di fatti. Ok, le tranquille. Il parco sul retro. Come cavolo ci arrivo però sul retro? Vabbè, uscendo forse. No, ecco qua. Credo che sia... Sì, credo che sia questa la via. Però mi pare che era chiuso. Osservazione, sì, era chiuso. Questa era la strada che facevamo. Ok, ci aiuta. Voilà. Se non ci fosse stata lei, nel parco su quella panchina a primavera, quante giornate. Era come fuggire. La natura, lei che parlava e sorrideva. E poi c'erano le cucine. A volte rubavamo qualcosa da mangiare e tornavamo subito sulla panchina. A mangiare di nascosto, ridevamo. Mi faceva delle cose, mi toccava a volte. Gesù, abusavano tutti di lei. Nelle docce sentii per la prima volta il suo corpo appoggiarsi al mio. Era un brivido che scaldava l'anima. Gli occhi chiusi. La luce scivolava via. Ah, ok, vabbè, però era una cosa bella. Meno male. Stavo pensando, ho detto, boh, chiunque si avvicina... Nel sistema lei non c'era. Lui non la faceva entrare. Ecco, lei deve essere la chiave. La chiave dei ricordi, dei perché. Trofeo insieme. Nuovo capitolo 6. E allora ci fermiamo qua perché mi fa ricominciare tutti i capitoli. Difatti, prima di avviare la trasmissione, ho dovuto riportare la bambola al suo posto per poter ricominciare dal punto giusto. Quindi, niente, ragazzi, vi saluto e con un po' di tristezza nel cuore comunque mi sta lasciando questo gioco. Però è veramente bello. Cioè, mi piace, mi incuriosisce. Voglio capire come va avanti la storia. Mamma mia, è veramente triste. Comunque fatevi sentire nei commenti, ragazzi. Comunque vi ricordo di nuovo, iscrivetevi, fatemelo sto piacere. Visto che tanti ormai usano di minacciare per iscrivere, io ve lo chiedo per favore, mi sembra più corretto.
E quindi niente, ragazzi, alla prossima. Ciao a tutti.